Vi presento, ma io uscirei il rullo di tamburi, grazie. Grazie, Mayushi. Vi presento il tema musicale ufficiale della Darsh TV, realizzato dal buon Nolan, quel bell'uomo di Nolan, sotto ovviamente mia commissione. Vi racconto tutto dopo. Intanto sentitelo tutto, buon ascolto. Thank you.
E rieccomi qui. L'applauso è ovviamente tutto per Nolan. Applaudono anche da dietro la foresta. Allora, questo che avete sentito è il tema musicale della Dash TV, nel senso che è un pezzo che ho chiesto proprio su commissione a Nolan. Oltre a essere un bravissimo streamer, oltre a essere un bell'uomo, voi dite: vabbè, allora c'ha tutte queste qualità, qualcosina di sbagliato c'è? No, fa anche belle canzoni e belle cose. Poi, vabbè, in caso poi vi linko anche il canale su SoundCloud, c'è un sacco di pezzi anche lì. E quindi io ho richiesto una canzone, un pezzo insomma da mettere nella schermata iniziale, quella di avvio della live, che durasse più o meno una decina di minuti. Infatti questa dura più o meno 8 minuti. E parlando insomma durante la progettazione, la scrittura del pezzo, a me è venuta l'idea di evolvere durante il corso del pezzo da appunto musica tipica dell'Amiga a qualcosa di un po' più moderno. Prove dopo prove, è un bel po' di tempo che ci sta lavorando, è uscita fuori anche l'idea di mischiarci anche un po' di metal e di chitarre distorte. E sinceramente, cioè, a me piace tantissimo, è veramente, veramente un gran gusto ed è venuta parecchio bene e sono molto contento. Il metal ci sta bene sempre. Però scommetto che non ve l'aspettavate. Io la prima volta che ho sentito, perché lui mi mandava ogni tot di tempo dei file di prova. I primi due erano solo musica retro. Poi quando ha aggiunto effettivamente, lui ne abbiamo parlato di aggiungere chiaramente la parte con le chitarre distorte. Però un conto è parlare, un conto è poi sentire come lui ha deciso di fare la transizione. A me la transizione dal primo pezzo, quello retro, a quando arrivano le chitarre piace un sacco perché c'è proprio il crescendo, no? E qui la prima volta che l'ho sentita stavo con la triade sul divano, cioè abbiamo proprio sgranato gli occhi e ho detto: minchia che figata! Ogni volta che mi mandava un pezzettino in più, non riuscivo poi a immaginare come potesse continuarlo sempre di più, cioè mantenendo sempre lo stesso tono e proprio livello. E invece ci è riuscito, perché fino alla fine, poi alla fine, non so se avete sentito bene, cioè, in sottofondo c'è anche un pezzo di orchestrazione con i violini, cioè senti proprio, riempie tutto tantissimo, veramente, veramente bello, sono molto orgoglioso di questa cosa. Ah, lo stavi aspettando? Ah, allora mi conoscete. Beh, io direi che in questo pezzo c'è proprio tutto me. Lui è riuscito a leggere bene quello che poi volevo mettere dentro questo pezzo. Ecco. Per voi che state guardando su YouTube, ovviamente qua sotto al video ci sarà la prima cosa che vedrete in descrizione sarà il link ai canali di Nolan per sbirciare cosa fa a livello musicale, per eventualmente se avete commissioni da chiedergli, per chiedergli commissioni, e anche per sbirciare cosa fa anche a livello di streaming, perché lui è uno streamer che porta principalmente retro gaming. Ti sei beccato anche i complimenti in diretta. Io ti ringrazio di nuovo tantissimo, è stato intanto un piacere e un onore avere un tuo prodotto, diciamo, commissionato da me. E poi sinceramente è una cosa spettacolare. È bella, bella, c'è anche la triade che ti fa i complimenti. E ha vissuto anche lei tutte le tappe dell'evoluzione del pezzo insieme a me, perché ogni volta che arrivava il tuo pezzo io mi mettevo sul divano, la trascinavo sul divano. Che detta così sembra un po'... No, bambini, andate a letto. Tutto regolare. La trascinavo sul divano insomma, per sentire il pezzo di Nolan. E quindi e ogni volta c'era insomma sempre molta partecipazione in questa cosa. E fu così che Dash venne bannato da Twitch. E ho anche detto che sei un bell'uomo, certo. Ho detto che sei un compositore fenomenale, un bell'uomo. E poi ho detto: in tutto questo ce l'avrà un lato negativo, che ne so, magari è uno streamer di merda. No, è anche un bravo streamer. Tutto lui c'ha, a noi niente.